passo la parola a Cinzia Pietribiasi, un'artista transdisciplinare. Sviluppa la sua ricerca artistica nell'ambito dell'arte digitale e dell'arte performativa, concentrandosi in particolare sulla raccolta di memorie, sulle testimonianze parlate e sulla storia pubblica, occupandosi delle creazioni di archivi. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in conservazione dei beni culturali presso l'Università degli Studi di Parma e una seconda in arti e nuovi media presso l'Accademia di Brera a Milano, Cinzia Pietribiasi ha conseguito un master di primo livello in linguaggi teatrali come strumento per la formazione presso l'Università di Bologna. Attualmente sta partecipando a diverse iniziative di ricerca come Junior Scientist nel progetto europeo Euphor Art Differences presso l'Accademia di Belle Arti di Roma e come docente freelance di computer art presso l'Accademia di Belle Arti Alma Artis di Pisa. Bene, grazie. E cambiamo lingua, così ci svegliamo un attimo. E io parlerò in italiano. Intanto sono molto onorata di essere qui, ovviamente, e ringrazio Franco. Penserete sarò come la gramigna, sono dappertutto. E adesso vi chiederete anche cosa hanno in comune queste parole che vedete, cosa hanno in comune le comunità e le polveri sottili dell'aria. E perché nel titolo del mio intervento faccio riferimento a organismi ibridi, sistemi complessi e a relazioni inestricabili tra le comunità e il particolato atmosferico. E cosa in definitiva ha a che fare tutto ciò con la ricerca e la pratica artistica? Ok, svegliamo fin da subito il colpevole. E ciò che lega comunità e polveri sottili è l'era geologica nella quale viviamo e che alcuni scienziati hanno battezzato con il termine antropocene. Diciamo fin da subito che questa nuova era geologica, l'antropocene, letteralmente era dell'antropos, pone sfide e riflessioni del tutto eccezionali proprio a chi l'arte la fa e a chi pratica ricerca artistica. Perché l'arte è, in effetti, una delle espressioni più intrinseche dell'antropos. Quello stesso antropos che però sta portando al collasso il pianeta. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla ricerca artistica che sto portando avanti come junior scientist all'interno del progetto Euphor Art Differences. Si tratta del progetto artistico The Critter's Room, prosecuzione della mia tesi magistrale in nuove tecnologie dell'arte a Brera. The Critter's Room è un'installazione interattiva multimediale firmata dal collettivo Jan Voxel, da me costituito assieme al fisico e programmatore Lorenzo Bellardinelli e alla danzatrice e scenografa Lidia Zanelli. La parola Critters è un omaggio alla filosofa statunitense Donna Haraway, che nel suo libro Staying with the Trouble, divenuto best seller durante la pandemia, definisce i critters come quelle creature che si compenetrano a vicenda, si mangiano l'un l'altro, fanno indigestione, in parte si digeriscono, in parte si assimilano. Questa è una citazione da Haraway. The Critter's Room, l'opera che appunto sto sviluppando nella mia ricerca, vuole occuparsi e prendersi cura di quelle creature viventi e non viventi che popolano l'aria che respiriamo. Un mondo pullulante di creature con cui dovremmo entrare in relazione perché naturalmente ne facciamo parte e strutturalmente ci costituisce. L'aria non è invisibile e intangibile e ce lo dice Marco Cervino, un ricercatore presso l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del CNR di Bologna, che ho intervistato durante la stesura della mia tesi. L'aria è composta, tra le altre cose, di particolato, il PM, il Particulate Matter, materiale in forma di particelle.
e indica la presenza di particelle solide sospese in aria. Si tratta di una miscela di particelle la cui composizione è molto variabile. All'interno del particolato vi si trovano sostanze inorganiche come silicati, metalli, sali dell'azoto e dello zolfo, sostanze organiche come idrocarburi, diossine e composti del carbonio organico e sostanze di origine biologica, quindi pollini, terpeni, ma anche virus e batteri. E il numero PM10 indica la dimensione massima, quindi PM10 sono le particelle di dimensioni fino a 10 micron, PM2,5 fino a 2,5 micron e i 2,5 micron sono quelle particelle che arrivano fino agli alveoli polmonari, allo scambio proprio di ossigeno e anidride carbonica. L'origine del particolato varia, è naturale in parte perché è legata a fenomeni in cui l'intervento umano è in pratica assente, quindi l'erosione dei suoli, il sollevamento del prodotto dai venti, e lo spray marino, le combustioni spontanee, le eruzioni vulcaniche, ma c'è anche un'origine antropica, soprattutto legata all'uso di combustibili fossili e quindi quello che quando noi accendiamo la nostra auto, i nostri veicoli, le industrie, il riscaldamento e anche gli spandimenti in agricoltura, che è all'origine del particolato secondario. Ora che sappiamo cosa sono i critters, cerchiamo di capire meglio cos'è The Critters Room. Il cuore dell'installazione sono tre archivi, fondamentalmente. L'archivio dei 440 vetrini da microscopio su cui è immagazzinata l'aria con i suoi critters. E l'archivio delle foto dei vetrini prese grazie a un banco ottico studiato apposta per lo smartphone. Un archivio che rende visibile l'aria. E un archivio delle misurazioni delle polveri sottili provenienti da centraline autocostruite e messe in rete da Sensor Community, che è un progetto sostenuto dal governo regionale del Baden-Württemberg, un progetto di Open Knowledge Foundation, parte del programma Code for Germany. Un archivio di dati open access che testimonia l'importanza di pratiche di democrazia dal basso, di trasparenza dei dati e di citizen science. Ogni vetrino è frutto di un'amorevole pratica quotidiana di raccolta e archiviazione. Ogni giorno, a partire esattamente dall'8 marzo 2020, data di inizio delle misure di confinamento in seguito alla pandemia di Covid-19 che tutti noi ricordiamo come data, e un diverso vetrino è stato esposto all'ingresso del cortile di casa. I primi 365 vetrini documentano esattamente un anno di aria a Reggio Emilia, dove abito. E come molti di voi sapranno, la pianura padana è una delle zone più inquinate d'Europa. Gli altri vetrini, quindi ho detto sono 440, gli altri vetrini riguardano altre città dove il progetto è stato portato in residenza e dove altre persone hanno praticato l'amorevole raccolta di critters. Bologna, e questo è il caso di questa signora che vedete, Parma e Trento. La pratica archivistica è ancora in corso e sarà il centro del workshop che terrò in occasione della Summer School di settembre nel pomeriggio del 6, mi sembra. In quell'occasione verranno condivise con i partecipanti pratiche e materiali per accogliere i critters dell'area di Monte Compatri. A ogni gruppo verrà fornito un kit di raccolta composto da vetrini da microscopio, olio di vasellina, copri vetrini di protezione, liquido di fissaggio
e l'intento è allargare la comunità a membri provenienti da altri paesi europei. Il sito www.thecreatorsroom.it sarà il luogo in cui convergeranno i dati, le foto, le buone pratiche e le riflessioni sulla Creators Community che verranno redatte nell'ultima parte del workshop in una sessione di design thinking. Se il particolato è residuo della combustione di idrocarburi fossili, quindi pensateci, microfauna e microflora di milioni di anni fa, perché questo è l'idrocarburo, ne consegue che l'aria è composta di fantasmi del passato che si mescolano a creature del presente, quindi polline, insetti, batteri, eccetera. Come in un mito antico, creature estinte da milioni di anni si riaffacciano nel presente, da ere dimenticate, sotto forma di particolato, ad infestare il nostro mondo, direbbe Haraway, con minacce di estinzione, e a ricordarci con la loro mostruosità della inestricabile interrelazione di tutto il vivente e il non vivente. L'atteggiamento con cui l'opera guarda a questi creatures non è né allarmistico né distopico, anche perché sono narrazioni a cui siamo fin troppo abituati. The Creatures Room è un dispositivo per immaginare l'aria, per non averne paura. L'antropologo e saggista Matteo Meschiari è illuminante a riguardo. Dice: l'atto di immaginare è forma di resistenza, è lotta creativa, è azione collettiva. A cosa serve immaginare? Si chiede Meschiari. A costruire rappresentazioni del mondo, delle relazioni, di sé. A moltiplicare scenari e alternative possibili. A fuggire dalla tirannia dell'adesso qui. A criticarla, a rovesciarla. A pensare l'invisibile, a inventare l'altro, a scegliere tra molteplici direzioni, a far emergere connessioni tra presente, passato e futuro, a credere in ciò che non esiste, a credere in ciò che esiste, a fare ipotesi, a costruire modelli, a riempire le lacune del pensiero razionale. Accogliere connessioni, a sperare. Immaginare non significa fantasticare a briglia sciolta, continua Meschiari. Immaginare significa costruire mondi possibili, che magari nessuno realizzerà mai, ma che ispireranno scelte molto concrete e utili in futuro. Se immaginare è moltiplicare le visioni possibili, abbattere barriere ontologiche e inventare essere misti e mostri, allora risulta chiaro che The Creatures Room è un dispositivo per fare un'esperienza che Haraway definirebbe simpoietica, con una sorta di neologismo. E il significato di questo è stringere alleanze, making kin, e parentele, transpecie. Diventano più chiare ora le connessioni tra creatures, umani, particolato atmosferico e quanto tutto ciò si carichi di valenze simboliche e metaforiche. Da una parte il particolato è esempio di emergenza climatico-ambientale, simbolo della insostenibilità del modo di produzione capitalista. E quindi ovvio target di un progetto artistico che si voglia confrontare con le domande poste dal capitalocene, citando uno storico statunitense, Jason Moore. Dall'altra, la metodologia di misurazione del particolato utilizzata nel progetto artistico, ovvero una metodologia diffusa e dal basso, mediante centraline autocostruite come quella che vedete lì,
mette in campo pratiche di democrazia di base e di attivismo ambientale e allarga il cerchio del progetto ad una molteplicità di soggetti umani e quindi sociali, uniti da pratiche di responsabilizzazione e stretti in un'alleanza contro l'inevitabile. È noto il significato di open data, dati liberamente accessibili a tutti, che vanno trattati come veri e propri beni comuni. Ed è noto quanto l'accessibilità dei dati in ambito scientifico favorisca pratiche di citizen science e quindi di ricerca scientifica partecipata. Su questo punto verterà la seconda parte della mia ricerca come junior scientist. Approfondirò la conoscenza di specifiche librerie JavaScript, insomma informatiche, per realizzare un'opera d'arte digitale di grafica generativa, un'opera web-based che possa rappresentare un format di visualizzazione per altri tipi di dati. In conclusione, possiamo dire che The Critters Room è una chiamata alla compartecipazione del destino comune e permette di creare un cerchio di solidarietà tra umani disposti a riconoscere i fantasmi e i mostri che popolano il presente e ad accogliere quindi questi fantasmi e questi mostri nel cerchio. Come artisti, abbiamo necessità di cambiare una narrazione lineare ed antropocentrica per farla diventare multispaziale, multitemporale e multidisciplinare. La ricerca di un artista nell'epoca dell'antropocene deve essere rivolta alla ricerca di nuove prossimità e nuove consapevolezze. Dobbiamo stringerci intorno al cadavere dell'umano e esperire pratiche di sopravvivenza nella nuova epoca. Ed è certo che questo cambio di prospettiva richiede un nuovo immaginario, un'esplorazione a tutto campo dei rapporti di codipendenza di umani e non umani sul pianeta, per pensare su scale spaziali e temporali, geologiche e non più solo storiche. Abbiamo bisogno quindi della scienza e dell'arte assieme. E a tal riguardo cito in chiusura una delle attività che mi riguardano come junior scientist e artista, aperta all'ibridazione di pratiche artistiche e scientifiche, la definizione di hub di ricerca e laboratori artistici assieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma. Il progetto è in divenire, vedremo, e sarà interessante seguirne le evoluzioni quando finalmente artisti e allievi di accademia si siederanno allo stesso tavolo dei ricercatori e dei fisici e dovranno trovare una lingua comune. E grazie.